Oggi si tindi protesta dei lavoratori del settore igiene urbana, gas e comparto elettrico. I dipendenti hanno incrociato le braccia per manifestare tutto il loro dissenso verso la norma 177 del codice degli appalti, che permette alle aziende vincitrici di gare di esternalizzare l'80% delle proprie attività. È una situazione di assoluta gravità che potenzialmente può determinare l'intera destrutturazione del settore dei servizi pubblici in concessione, igiene ambientale, energia elettrica, gas. Sostanzialmente si obbligano le imprese a esternalizzare l'80% dei servizi. Questo significa, in parole povere, due cose fondamentali. La prima, che si mettono in discussione migliaia di posti di lavoro in tutto il paese, con la messa in discussione anche dei contratti collettivi del settore. Sostanzialmente si va verso dei contratti collettivi peggiorativi, con una perdita secca del 30% e anche più del reddito dei lavoratori, da un lato, e dall'altro si mettono in discussione la qualità dei servizi ai cittadini. Parliamo di servizi pubblici essenziali. Pensate all'igiene ambientale. Durante il Covid erano eroi, perché durante i giorni bui del lockdown erano eroi. Adesso sono lavoratori di serie C da utilizzare per il vile profitto. Allora, riteniamo inaccettabile che in un paese moderno, per servizi essenziali ai cittadini, si proceda in questa logica neoliberista di subappalto selvaggio e esternalizzazione selvaggia. Le motivazioni per le quali oggi siamo davanti alla Prefettura, così come a Taranto in tutte le piazze d'Italia, è per dire no all'articolo 167 del cosiddetto codice dell'appalto. È un articolo iniquo che tende a destrutturare un sistema di imprese che anche in momenti di difficoltà, si pensi alla recente pandemia, hanno garantiti i servizi essenziali. Destrutturare significa appaltare, la norma dice all'80% per appalti superiori ai 150.000 euro, significa sostanzialmente frastagliare e parcellizzare un sistema, non garantendo probabilmente la sicurezza e la salute dei lavoratori. Purtroppo, vale la pena ricordarlo, proprio qui a Taranto domenica scorsa c'è stato un infortunio di un'azienda in appalto a De Distribuzione e noi crediamo che questa non sia la strada da percorrere, ma la strada da percorrere giusta è dare fiducia a un sistema di impresa strutturato che possa garantire tutte le condizioni di salute e sicurezza e di qualità del servizio che altrimenti questa legge rischia invece di non garantire.